Ciao a tutti, io sono Fragalanis e benvenuti qui su FIFA Food Draft qualcosa, Ultimate Team, quello che volete. Ha 2 mesi che non giochiamo a FIFA, dunque qual è il miglior modo di giocare, di tornare a giocare? Usando Food Draft. Però stavolta c'è una nuova modalità che penso di aver inventato io, comunque qualcun altro l'abbia fatta, però io l'ho ampliata. Infatti io la chiamo la ruota della fortuna. O della sfortuna, dipende cosa uscirà. Infatti, come vedete alla mia sinistra, credo, o qua sotto, non lo so, devo decidere ancora dove metterla. Ci sarà la ruota della fortuna. Gira la ruota, e se vinci ti diverti di più. Con i numeri da 1 a 5, perché nel food draft le opzioni sono sempre 5. Dunque, cioè, come funziona? Io farò girare la ruota e mi sceglierà un numero e io dovrò selezionare quell'opzione. Quindi cominciamo subito dal modulo. Ed è uscito il numero 5, dunque 4-2-3-1. Ah, non è malaccio, sì. Adesso dobbiamo scegliere il capitano e abbiamo Inzaghi, Ibrahimovic, Man of the Match, Ronaldo, Isco. If e Silva. Ovviamente mi uscirà sicuramente qualcuno di merda. Ah, ok, vabbè, Ronaldo che ci verrà messo in panchina, quindi ora abbiamo tutti i giocatori. Ora iniziamo dalla porta e vediamo, abbiamo questi qua. 4 if e 1 normale. E ci è capitato Adler, numero 3. Poi vabbè, continuiamo con la difesa. Tutti argentoni 74, tranne uno che ha 73. E prendiamo Van der Hell. Dalla difesa, l'abbiamo fatto partire la ruota prima, ho sbagliato. È uscito uno, click. Ok, ora vediamo il terzino destro se riuscisse a prenderlo magari. Abbiamo buoni terzini fondamentalmente. È uscito 4, Zabaleta. Spero di non sbagliare a prendere i numeri perché sennò sarà un casino e tutto verrà falsato. 5, mi dimentico ogni volta di fare partire prima questo. 5, Gaia, molto ma molto buono. Ora vediamo chi abbiamo come centrocampista difensivo e la ruota ci dirà chi scegliere. 3, Gonalon. Finora non abbiamo preso un solo giocatore che faccia intesa con gli altri. Vediamo chi qual è. Ah. Me la sono appena chiamata, ma. Ah, Schneiderlin, o Schneiderlin, non lo so. Fa intesa con Zabaleta, avrei preferito con Gonalon, però vabbè. Adesso prendiamo il primo COC, che sarà. Minchia, abbiamo Özil, tutti buonissimi. Numero 3, De Bruyne. Buono. Anche se avrei preferito Agi, però vabbè. Speriamo ci capiti dopo. No, invece, proprio la cosa più schifosa. 3, Grenier. Ma. Andiamo per l'ultimo COC. È difficile coordinare i movimenti. Quest'altra volta proprio giocatori schifosissimi. Numero 4, Johansen. Ma proprio lo schifo dello schifo. Speriamo almeno in una punta fortissima. Abbiamo Benzema if, ma non uscirà mai 5. Infatti è uscito 4, Tevez. Vabbè, buono lo stesso. Speriamo di riprenderci ora in panchina, perché sennò sarà veramente un casino. Vediamo un altro portiere. Sarà Costil, che non è male ma neanche bene. Vediamo altri giocatori che possiamo prendere. Cosa uscirà? Numero 3, De Marcos. Poi abbiamo. Cerchiamo di farlo veloce perché comunque sennò poi vi annoiate. Luisao. Andiamo, nel frattempo, oh mio Dio, abbiamo Hazard. Ovviamente ci esce Kroos. Dunque, chi altro possiamo. Vabbè, abbiamo. Vediamo. È uscito numero 1, Musa. Poi, vediamo. Facciamo partire la ruota in concomitanza. Abbiamo Neymar, ti prego, fai uscire 2. E invece esce 1, Insigne. Poi, chi altro abbiamo? Velocemente. Abbiamo Sanchez e Lucas. Ma ci esce Zambrano. Poi abbiamo come quasi ultimo giocatore abbiamo
Ignacevic. Bene, adesso abbiamo gli ultimi tre giocatori, mi pare. Dunque, altro scelta molto stupida, perché sono inutili questi. Abbiamo Corona, Fabrizio Corona, uscito dal carcere, viene a giocare a calcio. E qui io spererei un Konoplyanka per salvare la situazione, ma ci esce Criscito. E infine abbiamo Lucas. Ok, bene ragazzi, questa qua era la mia modalità della ruota della fortuna, ispirata al programma di Enrico Papi, quel drogato di merda. Ora proverò a sistemare un po' la formazione per farla sembrare una squadra meno decente. Vabbè, Lucas. Niente, questa qua è la modalità della ruota della fortuna, come ho detto poco fa. Abbiamo 83 di valutazione, che non è malissimo, però abbiamo anche un 50 di intesa, che fa veramente schifo. Dunque ragazzi, se vi è piaciuta questa modalità vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Se volete che io ne faccia altri, ditemelo. Comunque, se avete suggerimenti da fare, anche perché comunque video di FIFA mi è mancato farli e mi piacerebbe farne altri più spesso. Dunque, detto questo, noi ci salutiamo. Salutiamo anche la ruota della fortuna, che se ne va, o è qua sotto, non lo so, dovrò decidere, come ho detto poco fa. E dunque, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.